Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Buona ragazzi, allora io direi di non perdere altro tempo perché il nostro ospite è arrivato, è qui con noi. In realtà questo ospite misterioso che non vi avevo ancora rivelato ha fatto parte della nostra, della vita di tutti i giorni, della nostra generazione, delle generazioni successive alla mia, anche precedenti alle mie, quindi io non perderei altro tempo e darei il benvenuto a Giovanni Muciaccia. Ciao Giovanni, bentornato. Benvenuto ciao. E bentornato. Ciao, 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 ciao. Che bella collezione che hai lì sulla sinistra. Sì, che c'ho sei. Un po' di robetta. C'ho un po' di robetta. Sì, a parte dietro, ma lì tutti quei pupazzetti, scusami se li chiamo così, non vorrei. Sì, sono pupazzetti. Da quando è che non parliamo? Da quando è che non chiacchieriamo così in maniera informale? Ma forse sono trascorsi 6-7 anni. Ma credo, il documentario quanti anni fa l'hai girato? Sono notato che 6-7 anni sono passati, forse anche di più. Mamma mia. Nella mia vecchia casa, io abitavo. Sono nella casa, sì, perché io non abitavo qui dove sono adesso. Forse anche 8 anni. Di sicuro la chat lo saprà. Ora do un po' di contesto perché molti forse non lo sanno, ma qualche anno fa appunto mi misi proprio con zero risorse e con tanta volontà, anche se fu durissimo poi portarla a casa quell'aggeggio, e iniziai a intervistare tutti i nomi, i grandi volti della TV dei ragazzi per farci una sorta di documentario con un filo logico. Alla fine è venuto bene, a livello di contenuti è incredibile. Per quanto riguarda invece la qualità tecnica, chiaramente andavamo a giro con la telecamerina e improvvisando un po' delle interviste, però era molto indie, molto punk, quindi sono molto contento alla fine di come è venuto. Vabbè, hai fatto un ottimo lavoro, anche perché poi alla fine sei stato l'unico. Mi hai ricordato anche quando ero, insomma, quando più o meno avevo l'età tua, io anche noi andavamo in giro con una telecamerina. E mi ricordo all'epoca c'erano le lire, spendemmo 5.000 lire per girare un corto, e poi ce l'ho preso Nanni Moretti e lo proiettò al Sacher Festival, dove c'erano dei gran corti fatti con un sacco di soldi, quindi per cui sai, è l'idea, no, che conta, che poi viene premiata. È chiaro che se poi anche hai le risorse tecniche, vabbè, che ben venga, però insomma l'idea è alla base di tutto. No, sono stato contento perché, a parte incontrarvi, è stata un'emozione, perché comunque eravate entrati in casa mia attraverso chiaramente il tubo catodico, io sono entrato in casa vostra per fare una chiacchierata con voi, è stata una bella emozione. Poi è stato bello anche incontrare Fabrizio e farci una chiacchierata, averlo conosciuto e insomma vedendo poi purtroppo com'è andata, quindi insomma alla fine è un documento molto prezioso. E anche quello che dicevi te mi ricordano contenuti molto importanti, perché avevi ragionato anche sulla pedagogia di questi programmi, perché comunque te hai sempre fatto un programma che insegnava ai bambini l'arte della manualità, della creatività, trovare l'idea, insomma era una cosa bella. Ecco, a proposito di questo Giovanni, te dopo Art Attack, siccome la TV dei ragazzi sappiamo che fine ha fatto, ne abbiamo parlato anche in quello stesso documentario, anche se la TV è molto cambiata, il web è cambiato, l'ha inglobata, si sono influenzati, ecco, te dopo Art Attack come sei riuscito a reinventarti, come sei riuscito a traslare quello che facevi su Art Attack nella vita di tutti i giorni e soprattutto col tuo lavoro? Beh, guarda, io ho sempre coltivato questa passione per l'arte. Poi Art Attack, quello che vedevi tu, lo giravano da Londra, no? Ti ricordi, te lo raccontai. E io iniziai a girarlo nel 98 e poi nel 2000 aprì la Tate Modern a Londra, che è un tempio dell'arte contemporanea. Quindi iniziai a frequentare questo luogo, incuriosirmi, e lì nacque una nuova passione, che era appunto questa passione verso i linguaggi soprattutto del contemporaneo, dell'arte contemporanea. Però io ho sempre coltivato, ho sempre disegnato, insomma, mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto le mani in pasta al di là di Art Attack. Poi mi hanno fatto altre offerte, io poi sai, dai, io non ho condotto solo Art Attack, perché io ho fatto la banda dello Zecchino, ho fatto Disney Club, poi dopo Art Attack mi hanno chiesto di fare Freestyle, tutta un'altra stanza, che è un programma che un sacco di ragazzi ricordano, poi ho fatto X-Makers, è chiaro, tutti mi ricordano per Art Attack, però in realtà sono quasi una specie di record, cioè nel senso che in Italia non so, ci sono altri conduttori che hanno fatto, io non ricordo, guarda, ho fatto almeno 5-6 programmi per ragazzi differenti. Poi ti ricordi, ti raccontai che mi avevano offerto di fare Solletico, io rifiutai l'offerta e fu la mia grande salvezza, perché se avessi accettato di fare
solletico sarebbe stato determinante per la mia carriera, probabilmente non avrei fatto tutte le edizioni di Art Attack che ho fatto. E quindi no, ho continuato coltivando la mia passione, poi la Rai mi ha offerto altre cose, ho fatto Sereno Variabile, Cinque cose da sapere, La Porta Senza, divulgazione, che è un po' il mio campo, che era quello che facevo quando eri piccolo tu, quando eravate piccoli voi. Cioè, poi in realtà un programma di divulgazione sulla manualità, no? Certo, ma secondo te perché Art Attack più di altri programmi, ma io parlo anche in generale, cioè paragonandolo anche a dei programmi per adulti, è così rimasto impresso nella memoria di tutti noi? Ancora oggi ci sciogliamo a vedere te, a parlare di quel programma, a ricordare tutti i tormentoni che c'erano un po' qui nel programma, il capo e il Neil, insomma tutto. Cioè le forbici, la colla, Ah, le quello è colpa cose, di Fiorello, i vabbè. classici ingredienti. Ma guarda, perché sostanzialmente la manualità attrae, ma ancora oggi, guarda, i miei figli adesso da poco tempo hanno scoperto che possono utilizzare YouTube sulla televisione. E quindi loro, guarda, stasera li ho pizzicati, stavano guardando una cosa di manualità fatta molto molto bene, tra parentesi. Uno di questi personaggi che va molto adesso nei videogame, rifatto con la plastilina. Quindi mio figlio ha 11 anni e Maria Vittoria invece la femmina ne ha 6, e entrambi erano lì catalizzati, catturati. È la manualità, cioè, ma tu lo vedi anche, no, nel web, i tutorial. Art Attack è stato una specie di programma di tutorial ante litteram, cioè prima di qualsiasi altra cosa. Oggi li chiamiamo tutorial, ma è quello, è la manualità, cioè la possibilità di prendere veramente un bicchiere, un pezzo di cartone e costruirci un pupazzo, no? E poi un bambino, cioè la mente di un bambino è esplosivo, un programma come Art Attack, perché inventa. No? Crei. È quello il segreto del successo. Poi in Italia, che siamo geneticamente modificati rispetto all'arte, alla manualità, e ha avuto un successo enorme. Cioè, nel 2002 noi eravamo capofila nel mondo, era il programma più visto al mondo, il nostro, la nostra versione italiana. Sicuramente perché c'è stata una grande risposta del pubblico, un grande affetto, no? Cioè, Madonna, poi insomma, anche io ti ho visto anche che vai nelle fiere, ho visto Games, Comics and Games, ti ho visto in tutte le fiere Comics and Games, ci sei, o comunque ti hanno iniziato ad invitare, ho visto gente contentissima, felicissima di incontrarti, insomma, bello, molto bello. Ecco, a proposito di questo, dato che hai parlato dei tuoi figli e quindi di anche delle generazioni successive alle mie, e dato che hai lavorato nella TV dei ragazzi per tanto, tanto tempo, come hai visto cambiare questi ragazzi? Cioè, secondo te, quali sono stati i cambiamenti più importanti in queste generazioni che si sono evolute e che sono effettivamente cambiate anche grazie a internet e grazie a YouTube, come dicevi te? Me contro te penso che sono la nuova TV dei ragazzi sul web, no? Se ci pensi. Sì, ma guarda, io lo vivo un po' di sponda, un po' con i miei figli, sto vedendo, però insomma sicuramente la tecnologia, no, è stato determinante. Il fatto stesso che tu appunto sia su Twitch, il fatto che oggi, cioè, è un po' cambiato tutto, no? Cioè, oggi si seguono le live dei videogame, ci si diverte a vedere un altro che gioca, sono cambiati un po' i linguaggi, è il web, ma questo insomma è interessante. I ragazzi sono cambiati in questo senso, però ripeto, amano ancora la manualità, questo mondo, lo dimostra quello che ti ho appena detto. Nascono sempre più prodotti, i videogame sono sicuramente molto interessanti perché sono una forma di creatività. È chiaro, insomma, è meglio se uno li inventa, come dire, piuttosto che subirli, cioè comunque se li gioca a un certo livello. Però insomma, mi rendo conto che è una forma anche quella di spettacolarizzazione, cioè mio figlio segue diversi streamer, quindi Ah sì, eh? anche se no, lui segue, si diverte, cioè anche quello è una forma di spettacolo, è lo streamer che gioca, che fa interazione col videogame, che fa delle battute, lui ride, si diverte, in questo senso è cambiato, no? Cioè, è cambiato il modo di spettacolarizzare questi fenomeni. Io pure giocavo con i videogame, io giocavo al Commodore 64, però non c'era la rete e quindi c'era tutto un altro mondo. È figo il fatto di poter giocare e avere l'idea di tante persone che ti stanno seguendo, che possono interagire con te, o tu gli puoi insegnare dei trucchi. Adesso ultimamente ho fatto un intervento a Bolzano e mi hanno messo a giocare con Ah Curolili, che è certo, una Sara, streamer. certo.
Mi hanno messo sul palco, io non c'ero, ti giuro, a parte non avevo mai maneggiato quell'affare, che erano anni, cioè, ma io avevo il joystick, quello dritto, col tastone corto, ed era una cosa di ultima generazione perché l'avevo comprato a Francoforte in Germania in un viaggio, non ce l'aveva nessuno. Mi sono ritrovato con questo coso, vabbè sì, con mio figlio un po' avevo provato, però mi hanno detto un cosino piccolo così, e abbiamo a giocare a Super Mario, che è stato molto divertente. Io ero abbastanza impedito, però poi dopo un po' ho preso la mano. È come andare in bicicletta, poi riprendi subito un po' la E mano con i videogiochi, eh. sì, certo. Cioè, io no, ti dico sinceramente, io ho il terrore dei videogame, nel senso che io ci ho giocato tanto quando ero ragazzo, mi piacevano da morire, e quindi ho paura di caderci dentro. Cioè, proprio ci sto lontano perché ho paura, credimi, ho paura di caderci dentro. Siccome ho mille cose da fare, e cioè, insomma, io sono anche un giocatore, insomma, sono diventato pure grandicello, quindi capito? Non è che posso stare lì proprio le ore a giocare, e quindi Lo mi tengo temi. lontano. Sì. E Ma per questo, che hobby però. però ne hai per cercare di staccare un po' dalla routine? Allora, io ho un hobby prettamente estivo che è il kitesurf. Io intorno a giugno mi trasferisco, cambio proprio domicilio, me ne vado giù in Puglia e poi lì continuo a lavorare da lì, nel senso che se ci sono da fare appunto fiere, non so, insomma, spettacoli piuttosto che la televisione o insomma quello che mi capita, parto da lì, però ecco, faccio base lì per poter fare kite e sto lì il più possibile. Bello Quello è come il mio hobby, hobby. Sì, bello. bello, sì, insomma, andare per mare è un po' recuperare una dimensione che abbiamo perso, no? Perché viviamo nelle città, nei palazzi, nello smog, nel disordine, nella confusione, nei colori, bombardati dalle pubblicità, cioè da ogni angolo, no? E allora lì ti ritrovi in uno scenario dove non c'è niente, sei tu il mare tirato da una Mario! culone. Nel nulla, no? Quindi nel silenzio, è come di una dimensione che fa parte di noi, che è l'uomo. Uno deve trovare, o con lo sci, o con non so, però deve trovare qualcosa. Si mette a fare il contadino, però insomma, nella vita poi arriva un punto che devi fare qualcosa, che devi recuperare questo rapporto con la natura, capito? Secondo me. Certo, no, ci sta. Io, per esempio, ho altri hobby, come vedi, colleziono per tranquillizzarmi. Però mi ricordo che anche quando sono venuto a casa tua, avevi dei pezzi, collezionavi un po' l'arte. L'hai mantenuta questa passione oppure no? No, guarda, io inizio, lo racconto un po' nel mio libro. Io vabbè, ho scritto un Attacchi libro che d'arte poi. contemporanea, peraltro ne volevo parlare dopo, però insomma ci siamo Ah, arrivati piano piano. No, scusami, no, 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 ci cosa. manca... no, no, ci mancherebbe, anzi, anticipiamo, sono più contento così. Ne parlo all'inizio del mio libro. Io ho scritto un libro che è uscito adesso il 16 novembre per Rizzoli, poi ne parliamo. Però Certo. all'inizio del libro parlo proprio di un amico che io avevo già, appunto, andavo alla Tate, insomma, frequentavo ormai i musei del contemporaneo anche a Roma, il Macro, il Maxi, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, insomma. E quindi a un certo punto un amico mi introduce nelle fiere d'arte e lì scopro un po' il mercato dell'arte contemporanea, inizio a collezionare, mi sembrava coerente con tutto quello che avevo fatto, no? Cioè, comunque ho rappresentato, rappresento un po' la manualità, l'arte in Italia, era giusto rinvestire parte di quello che, una piccola parte di quello che guadagnavo per come dire, promuovere l'arte e gli artisti. E quindi piano piano una piccola, modesta collezione, insomma, niente di che. Però mi piace, sì, è bellissimo, è molto interessante. Poi è il rapporto proprio con le opere, no? Cioè quello che ti dà l'opera, il fatto non solo di possederla, ma quello che ti regala, no? È un po' come è una collezione, no? Un po' Eh sì. Certo, come i tuoi pupazzetti, diciamo, no? E sì. sicuramente ti danno delle emozioni, perché intorno ci sono delle storie, ci saranno delle tirature limitate, cioè che ne so, no? C'è un mondo intorno ai pupazzetti, ai fumetti, o comunque alle collezioni. In generale, poi certo, è chiaro che se riesci a mettere le mani su dei pezzi unici, un po' diciamo, questo è un po' il concetto dell'arte, il pezzo unico. Poi esiste la serigrafia, la litografia. Oggi un po' c'è questa cosa dell'NFT, no? Che sta un po' Te lo volevo chiedere. livellando, sì, questo concetto. Però ecco, io. A me piace possedere l'opera, mi piace possedere possibilmente il pezzo unico,
Quindi sapere che quella cosa lì ce l'ho solo io, non è una litografia tirata a 200 pezzi o una serigrafia a 500, no, preferisco non comprarla. Cioè, se posso, prendo un pezzo unico, anche piccolo, però nelle mie possibilità mi piace, ecco, avere un pezzo che so di avere solo io. E qual è il pezzo di cui vai più fiero? Ma guarda, ma tanto dimmelo, cioè, sarebbe, ma guarda, io non so, comunque, sai, parlare della Ah, no, no, collezione. allora no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, sai perché? Io non lo conosco No, questo. cioè, non è che ho, voglio dire, cose da milioni di euro o da migliaia di euro, cioè, però, insomma, sai, uno Non si sa le mai, collezioni dice. Sì. No, no, certo, ci mancherebbe. No, io. Ma ti posso dire, mi piacciono le opere di Luigi Ontani, per esempio, insomma, che è un artista italiano molto interessante, però è come dire, cioè, insomma, dire, chiaramente il grande pubblico stiamo a parlare di niente, devi sapere chi è, te lo devi andare a cercare, devi capire un po' le cose che ha fatto. E vabbè, così, cioè, giusto per dirtene uno. No, no, ma loro cioè sono magari, no, quando non conoscono si vanno a informare, quella è una cosa molto bella di loro. Sì. E no, anch'io all'inizio. Avevi visto quando sei venuto a casa un tappeto natura di Piero Gilardi, ti ricordi quell'opera con i sassi che era tutta in espanso? È un artista, insomma, che ha lavorato molto sul concetto di natura, no? Quindi ricreava, lui li chiamava i tappeti natura, cioè ricreava proprio dei pezzi di fiume, di torrenti, no? Con i sassi, gli arbusti, le foglie, è tutto poliuretano espanso, però con, insomma, un grande senso anche di realismo, sono queste opere quasi Sembrava iperrealiste. un giardino zen quasi, non era una cosa. Esatto, Sì. insomma, Piero Gilardi, per esempio, è uno dei miei preferiti, è un artista italiano vivente, un contemporaneo, ha lavorato molto negli anni 60 in Italia e ancora oggi è attivo, sta a Torino e, insomma, Piero Gilardi fa delle cose molto interessanti ancora oggi, secondo me. Ma io guarda, con le collezioni all'inizio anch'io ero un po' come te, no? Cercavo di tenermi per conto mio, Poi ho detto, sti cazzi, diciamolo, me ne sono pentito tantissimo. Quando ho detto che ho comprato un Black Lotus, che è un pezzo molto, molto raro, molto ambito, è una magic, no? Una carta, diciamo uno dei simboli del collezionismo. L'ho detto in live, ho detto quanto spesso, apri di cielo, per un pezzo di carta sei andato a spendere, è così, però è. A me non mi interessa nulla, capito? Quindi volevo essere cristallino e raccontare l'epopea. Adesso ha una quotazione importante, Eh sì. o mi sbaglio? Eh sì, l'ho pagato in tre rate, Perché me infatti. l'hanno nominato Me l'hanno nominato diverse volte questo Black Lotus, infatti gli ho detto, dico, guarda, poi te lo faccio di carta pesta, te ne faccio uno io, chiaramente non è rosa, però carteggiani che cosa. No, no, però ho capito di che cosa stai parlando. Vabbè, ma quella, insomma, è E passione. quella è la Ma mia questo Black passione. Lotus ha una tiratura limitata? Sì, No, questo è che bello che mi chiedi del Black Lotus. Sì, è praticamente l'hanno stampata in varie edizioni. L'Alpha, che era proprio una roba prototipo, cioè era un prototipo, era una collezione prototipo, l'hanno stampata in pochissimi box e quindi in pochissimi pacchetti, quindi ne esistono pochi esemplari anche perché era una carta rara. Poi ti immagini quelle che hanno giocato, le hanno strappate, le hanno scambiate, le hanno perse, chissà che fine hanno fatto. Quindi ci sono pochissimi esemplari, soprattutto in buone condizioni. Poi c'è stata la seconda ristampa, che è la Beta, hanno stampato più copie, però anche quella era molto limitata. E qui Ma io ho tu un hai la beta. prima. Io no, io ho un beta, no, Alfa ora costa bella, gradata, cioè incapsulata con il voto e tutto, sui 250, credo. 250.000. Sì, Io ho sparato un credo, sì. 100.000, però. Sì, no, guarda, io lo sai, non seguo molto questo mercato, però l'altro giorno mi è caduto l'occhio. Ora non vorrei dire una stupidaggine, però il fumetto è un uomo ragno, dovrebbe essere, non ricordo se del 56 o del 62, e in asta io ricordo che ha fatto 3 milioni. Ok, ora. Non vorrei dirti una cavolata perché è un mercato chiaramente che io non conosco, però mi è capitato, adesso non ho sott'occhio la rivista, però se non ha fatto, cioè voglio dire, parliamo comunque di milioni di euro, se non avevo 3 milioni era un milione e mezzo, cioè una cifra esagerata, però io non mi sbaglio su queste cose, credo che abbia fatto 3 milioni, è un pezzo Mi sa che unico. parli di Amazing Fantasy 15, che è la prima apparizione dell'Uomo Ragno che è stato venduto a 3 milioni di euro. Allora è giusto.
Sì, non è del, non è del 50, si parla di anni 60, però sì, insomma, sì. 62, ci sei. 62, sì, 62. Hai visto, 62. Hai un numero, poverino. Chi l'ha conservato e l'ha venduto. Oh, è quello, ma non è che lo puoi sapere, nel senso, è chissà. E magari esce una collezione domani che sembra spaccare il culo e poi fra un anno non vale più niente. C'è una collezione invece magari che nessuno considera e poi scoppia. Non si sa, è tutto così. Anche le Magic, chissà. Certo, ma anche il mercato dell'arte è così, eh. Cioè, voglio dire, va su e giù, gli artisti vanno su e giù. È un continuo, diciamo, allora, secondo me si colleziona in generale per il gusto di collezionare, no? Perché comunque ti piace collezionare una cosa, però è chiaro che se tu sai che hai comprato una cosa, insomma, che ha un certo valore, tu sai che lì sulla tua mensola, no? O non so, appesa alla parete, hai qualcosa che ha quel valore. Poi se il giorno dopo viene venduto in un'asta e quel valore raddoppia, triplica o quadruplica, insomma sei ancora più contento e ti rendi conto di quanto quel pezzo sia aumentato. Quindi voglio dire, senza voler essere venali, però questo è un po' anche il concetto del contemporaneo. Ci sono artisti che hanno fondato tutto su questo concetto, no? Jeff Koons, per esempio, è uno di questi, no? È riuscito a trasformare il lavoro che faceva prima, che era il broker, insomma, faceva l'agente di borsa, cioè, è diventato uno dei più grandi artisti del contemporaneo. E vabbè, comunque, divagazione, però è interessante, perché comunque tu collezioni arti, colleziono oggetti, comunque prodotti per collezionismo. E il problema, secondo me, è vero, e l'abbiamo fatto notare anche noi parlandone, è che le persone mettono ormai molto più spesso il prezzo di fronte poi all'opera vera e propria. Cioè, quando ci si arriva al Black Lotus, arriva sempre la classica domanda, e è giusto parlarne, però poi magari il collezionista non è un vero collezionista, perché parla solo del valore. Cioè, io investo, compro tutto per poi rivendere. Ma che collezionista sei? Collezionista, come dicevi prima te, con le tue opere, deve ammirare l'opera, deve gustarsi l'opera, soprattutto se la paga tanto. Devi sapere la storia di quell'artwork, di quell'artista, di cosa c'ha, perché ci ha buttato il sangue su quell'opera. È un po' un peccato. E secondo me anche col discorso NFT, criptovalute e tutto, l'investimento, l'azzardo, il gambling, no? Capiamoci, è diventato un po' la norma, influenza anche questo campo. Influenza il campo artistico. È un po' un peccato, certo, però vabbè. No, poi questa cosa degli NFT è veramente... È pazzesca, è veramente pazzesca, non ho altri aggettivi per definirla. Cioè, io capisco quando viene venduto, non so, il tondo Doni di Michelangelo, l'immagine, intendiamo, no? Digitale, da parte del, insomma, dei musei fiorentini, no? Perché comunque, come dire, si realizzano dei soldi che servono a sovvenzionare, a migliorare il museo. Mi fa un po' ridere che l'autentica la faccia il direttore degli Uffizi, no? Cioè, non Michelangelo, perché chiaramente non la compagna, però ecco, quel tondo Doni rimane lì, rimane negli Uffizi, tu puoi ammirarlo, è un pezzo unico, di quello è stato fatto un NFT che è a sua volta un pezzo unico che serve per sovvenzionare il museo. Io ho una logica così, diciamo, l'apprezzo. Poi tutto il resto sinceramente non lo capisco, perché vedo delle cifre iperboliche e mi si intrecciano gli occhi, anche perché poi c'è un fatto fondamentale, cioè l'NFT per farlo funzionare devi avere un monitor, no? Cioè, non è una cosa che tu la accendi, cioè, come dire, la metti lì a parete. Cioè, tu devi, per poterlo vedere, tu devi, ti devi fare un monitor, in caso lo devi attaccare come se fosse un quadro, no? Mm-hmm. E poi che fai? Cioè, ti spari a loop questa immagine, che poi sono delle immagini stranissime, no? Cioè, almeno, non so, a me fanno un effetto strano queste immagini un po'... pixelate, no? Alcune sì, alcune sono più classiche, alcune non lo so, a me mi stanno incuriosendo, però non sono esperto, quindi io non c'entro dentro e finché ma non sono esperto neanch'io, però ecco, cioè alla fine stai comprando una proprietà digitale, no? Però di cosa godi? Di un'immagine loop, che è un'immagine digitale che è sempre la stessa? Non capisco, cioè la vedo
mi annoia quasi questa idea. Quindi è molto, molto sui soldi, è molto su, c'è tanto di questo, ecco, in questo momento negli NFT, secondo me. E poi sì, ci sono quella anche delle cose interessanti, però insomma è un mondo che si sta sviluppando, capiremo, vedremo Capito. dove andrà. Sì. Però, per pagare 6 Io milioni di euro un NFT è una cosa, cioè, pazzesca, voglio dire, ha superato pure, cioè, l'opera più pagata della storia, che è Leonardo. Poi non si sa se è davvero, se l'opera è davvero di Leonardo da Vinci, però insomma no, costava 500 milioni di euro. Oggi vedevo qualche giorno fa, è uscito un NFT, ha fatto quasi 600 milioni, cioè è pazzesco, no? Una cosa un Non so, po'. io guarda, ti dico la verità, se un'azienda mi proponesse di provare a fare la mia lezione, ci farei addirittura un pensiero per esplorarla, per capirla, però cioè, sono solamente robe così ipotetiche, castelli in aria, non lo so, staremo a vedere. Io per ora mi occupo delle robe un po' più concrete, poi, cioè concrete proprio nel senso carte, gadget, poi vedremo. E invece ecco, arriviamo al libro, cioè Attacchi d'arte contemporanea di Rizzoli, appunto, che hai citato te. Perché hai sentito il bisogno di fare questo libro? Che cosa vuoi raccontare? Eccolo lì, fiero. Con questa copertina molto, molto Pollock. Sì, tanto. È come se fossi dentro un'opera di Pollock, vedi? Però il colore fluttua intorno a me, vedi? Proprio è come se potessi vedere il vento quasi, non il colore. Mi piaceva molto questa immagine. Ma guarda, allora io innanzitutto mi sono accorto che c'è una scarsa conoscenza dell'arte dei nostri tempi, cioè siamo, sì, conosciamo l'arte del passato, Van Gogh, poi i futuristi, i cubisti, qualcosa dell'astrattismo, e poi dopo c'è il vuoto, cioè non si sa più nulla, no? E mi sembrava giusto, insomma, dare un contributo invece a quello che è diventata poi, a quella che è diventata poi la mia passione, senza chiaramente rinnegare o disdegnare l'arte del passato, che io adoro, a me piace tantissimo il figurativo, però credo che tutti i linguaggi del contemporaneo siano davvero interessantissimi e possano arricchire, soprattutto, cioè io ho dedicato il libro ai miei bambini cresciuti, quindi ragazzi dell'età tua o più grandi, che adesso sono diventati genitori, però è un libro davvero che si rivolge a tutti, è un libro per adulti, chiaramente non è un libro per bambini. Però mi interessava raccontare in modo, diciamo, un po' più leggero, nell'accezione positiva del termine, e un po' semplificando i linguaggi dei più grandi artisti del Novecento, perché credo che possano aiutare veramente a capire meglio le cose, a capire meglio il mondo, anche a stimolare la creatività, qualunque sia il mestiere, la professione che il lettore fa in quel momento. E quindi ho scritto questo libro, insomma, quasi 300 pagine, ci ho impiegato un bel po' di mesi, ho dovuto studiare tanto e ho dovuto poi chiaramente intrecciare una serie di dati che scoprivo con delle cose che già sapevo, no? E insomma, sono venute fuori delle cose anche molto interessanti. A un certo punto c'è anche una teoria che, insomma, che io sappia non è mai stata espressa prima, e quindi vediamo, cioè vediamo che succede. Magari domani arriva qualcuno che la confuta, oppure si scopre che ne so, un tizio l'ha scritta 3 mesi prima di me in Australia. Però insomma io mi sono documentato prima di dirti questo, e mi sembra che nessuno abbia mai espresso appunto questa teoria, che riguarda un po'. Io cercavo qualcosa che fosse comune all'antico e al contemporaneo, e l'ho trovato in un modello geometrico che si chiama simmetria radiale, cioè quando tu guardi un fiore o guardi l'iride di un occhio umano, stai guardando un modello geometrico che si chiama simmetria radiale, un po' come se tu fossi sotto al Pantheon o sotto la cupola di San Pietro. Per anni l'uomo ha imitato la natura, quello che vedeva, poi a un certo punto si rivolge all'astrazione, però continua a produrre delle simmetrie radiali. Io mi sono chiesto perché, e ho scoperto, almeno ho trovato risposta nella cinematica, che è praticamente la scienza che studia i suoni, le vibrazioni dei suoni. Cioè la cinematica si è accorta che il suono porta con sé una vibrazione, quindi un'informazione, e che questa informazione si manifesta sulla sabbia, sull'acqua e sul fuoco in simmetria radiale. Quindi è come se noi fossimo pervasi
No, cioè come se l'universo fosse pervaso dalle vibrazioni che simmetrizzano tutto, no? E questo lo diceva anche Pitagora. E poi ho scoperto altre cose, insomma, che adesso non ti voglio raccontare tutto il libro, però insomma diciamo che anche le nostre cellule sono informate da vibrazioni che si manifestano in simmetria radiale. Quindi noi abbiamo queste simmetrie radiali che sono dentro il nostro corpo. È un po' come se questi artisti nel fare astrazione in realtà tirassero fuori questa materia, no? Cioè fossero costretti a simmetrizzare, perché fa parte della fisica, fa parte del nostro mondo. E questa cosa, diciamo, non l'aveva mai espressa nessuno prima. Poi, insomma, ho scoperto altre cose, mi sono accorto, ad esempio, della relazione tra i colori e le note musicali, quindi mi sono accorto che si può tradurre un intero motivo musicale in colori, quindi puoi vedere la musica in un colpo d'occhio. Insomma, ci sono un sacco di cose, di stimoli. Cioè, guarda, io ci ho impiegato veramente tanto per scrivere questo libro e quando sono emerso dalla scrittura mi sono accorto che avevo veramente scavato un pozzo dove chiunque può calare un secchio e ti garantisco, Dario, che quando lo tiri su lo troverai ricolmo di creatività. Cioè, è un bombardamento il libro, è un continuo. Poi ci sono anche delle call to action, delle cose che puoi rifare, però è lo stimolo continuo alla creatività. E che ti consente di capire che cos'è l'arte contemporanea, quindi anche l'arte concettuale, l'arte relazionale, l'astrazione, cioè l'arte povera, hai voglia, l'espressionismo astratto, cioè veramente c'è di tutto in questo libro. Mi sono divertito come un pazzo a scriverlo, guarda. No, più che altro, dalle tue parole sto capendo che stai continuando a fare quello che hai sempre fatto, cioè cerchi di stimolare gli altri all'arte, che sia arte fatta in casa con 2 lire, con quello che hai, e invece poi arrivi a parlare anche di teorie addirittura nuove, di esperimenti, di nuove forme di arte, di esplorazione dell'arte. Io per la musica colorata purtroppo non posso seguirti perché sono daltonico, però... Però, ahimè, però per il resto molto figo, soprattutto il discorso delle vibrazioni, delle simmetrie, molto bello. Mi ricorda anche dei manga che ho letto in passato che proponevano delle cose simili, ma sempre con Fibonacci. Molto bello, che trovavano l'energia nella sezione aurea. Molto, molto figo. E bello. Sì, è Jojo. È Jojo, sì, è un po' una cosa buttata di fuori, tirata lì, però è bello, molto bello. Divertente, intrattenente. E niente, Giovanni, io allora ti ringrazio di essere stato qui con noi per questa e aver partecipato a questa mia maratona, questa cavalcata che durerà probabilmente fino al 19 dicembre. E io ti auguro in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e per il libro. Ricordiamo Attacchi d'arte contemporanea. Eccolo lì, facciamo vedere. Momento Fabio Fazio. Quindi, cioè, io è un libro che ho scritto, insomma, per i miei bambini davvero che sono cresciuti, poi ripeto, non solo per loro, però parlo un linguaggio che è più adulto, vi prendo un po' più avanti, no? E vi porto su un gradino un po' più in alto per farvi scoprire questo mondo del moderno e del contemporaneo, amando chiaramente il figurativo. Ma ci Wow. sono anche degli artisti? Ci sono anche degli artisti che consigli, magari all'interno? Una valanga, presumo. Beh, allora, di quello che ho parlato adesso, al discorso a cui ho accennato della cinematica, per esempio Victor Vasarely, dovresti andare a vedere, Grazia Varisco, ma nel libro ci sono tutta una serie di QR code che ti portano poi fuori e ti fanno vedere i video. Ah, che Quindi, cioè, il figata! libro è ricco di QR code che ti portano fuori e ti fanno vedere il video di Grazia Varisco. Vedi questa immagine? Guarda, questa qui, allora, vedi. Questa da un lato è la cattedrale di Chartres, ok? Dall'altro, quella che vedi geometrica è un'immagine, grazie, è un'immagine di Max Bill. Io per trovare questa immagine ci ho impiegato quasi un mese e mezzo, perché ricordavo di averla vista, ma non ricordavo dove. E io che cosa ti racconto in questo punto del libro? Cioè, ti racconto che a un certo punto l'artista ha iniziato a geometrizzare. Vedi che cosa fa Max Bill qui? Vedi cosa fa? È la stessa cosa di quello che ti racconta, solo che quello è un figurativo, questo invece è un astratto geometrico. Nella ricerca di questa geometrizzazione dell'immagine, in realtà l'artista inizia a creare delle immagini di tipo cimatico, ok? Quello che ti spiegavo prima. Questo è Max Bill, è un grandissimo.
insomma, dell'arte moderna soprattutto. Poi appunto Victor Vasarely, Grazia Varisco, Enrico Castellani, questo per quel che riguarda, quel che concerne il capitolo al quale ho accennato. Però c'è tanto, guarda, non so, io non, volevo fare un conto a un certo punto e dire ma io di quanti artisti ho parlato in questo libro? Perché a un certo punto, sai, su 288 pagine, insomma, ho perso il conto, però parlo veramente di tanta, tanta gente, cioè, parlo anche di Damien Hirst, non so se tu lo conosci, è un artista ipercontemporaneo, vivente, parlo anche di Banksy, ci sono delle cose di Banksy, insomma, l'ho un po' sgamato, no? Che ha preso delle cose da artisti del passato, perché c'è tutto un capitolo che ho dedicato ai furti, tra virgolette, eccellenti, perché poi gli artisti, sai, un po' prendono idee dal passato, poi le adattano, le avvicinano al tempo contemporaneo, ne cambiano il significato. Però è interessante quando sviluppi un certo grado di conoscenza, andare a vedere dove hanno attinto, no? E quindi, insomma, parlo anche di Banksy, cioè, ti ho nominato un artista che ormai conoscono veramente pure i sassi. E c'è Ah, sì. tanto. A un certo punto l'editore mi ha detto fermati, perché cioè, io continuavo a scrivere, ci sono dei capitoli che sono rimasti poi lì al di fuori del libro e mi sono divertito tanto. Guarda, è una cosa che rifarei altre 1000 volte, veramente, è stato bellissimo. Poi anche perché diciamo, è stato un periodo in cui non stavo facendo televisione, non lavoravo in TV e quindi mi sono dedicato a questo e facevo solo questo. E ho capito che quando scrivi un libro, io non lo sapevo, la prima volta che scrivi, devi fare solo quello, cioè non è che puoi fare altro, non è che dici no, poi fa, no, devi fare solo quello perché la tua mente è continuamente su quello. Anche perché poi ho dovuto produrre delle opere, dei lavori che sono stati pubblicati nel libro e quindi delle tele, quindi pure quello cioè, mi ha impiegato un sacco di tempo. Vedi, questa qui è un'immagine cinematica, ti faccio vedere. Queste sono delle immagini cinematiche, vedi? Aspetta. Cioè, Ah, questo è ok. Ah, il che figata. suono, capito? È il suono, vedi, che attraversa una lastra dove è stata depositata della sabbia. Queste sono delle vibrazioni, noi siamo, è come se stessimo vedendo delle vibrazioni. Cioè, tu devi pensare che la nostra voce in questo momento sta producendo delle vibrazioni, quindi delle informazioni che si manifestano sulla sabbia, sull'acqua o sul fuoco in simmetria di tipo radiale. Ecco perché ti dicevo, vedi, cioè, sembra un'immagine, potrebbe essere benissimo un mosaico, no? È un mondo interessantissimo Ma ti vedo questo. super entusiasta del tuo libro e delle tue ricerche, molto bello, molto. Cioè, ritrovo quell'entusiasmo, quella passione che c'è veramente, Giovanni, non molli mai, non molli mai, sempre bello carico, sempre bello acceso, bellissimo, veramente bello, sono felice per te. Questo è un Dimmi. capitolo Vabbè, quello. importantissimo Oh, ecco, questo è ecco, hai sulla capito, mi devi portare. correlazione. Cioè, qui capirete come a un certo punto l'arte diventa appropriativa, no? Quindi se praticamente prende pezzi da altri artisti o pezzi dalla realtà che iniziano a entrare nelle opere d'arte con Picasso, no? Che porta nell'opera d'arte la sabbia o una sedia, no? E cioè, quindi inizia a portare la realtà nelle sue opere cubiste e poi da lì tutte le appropriazioni, Duchamp che si appropria di una ruota di una bicicletta e la monta su uno sgabello, no? Esprime la stasi con lo sgabello, ma il movimento con la ruota, no? Quindi questo contrasto, ma allo stesso tempo con la ruota eleva un'idea, no? Cioè, come se l'idea fosse più importante di tutto. Ecco perché poi l'arte diventa concettuale, no? Cioè, troverete tutti questi concetti, arricchirete. Insomma, io spero che riuscirete poi, andando in un museo, a dire: beh, però caspita, adesso in effetti, quando guardo questa cosa, la capisco un po' di più, no? E questo è il mio intento, cioè appassionarvi a quello che è l'arte di oggi e non solo a quella del passato che è meravigliosa. Vabbè, ti ho Bene. ribambito abbastanza, No, 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 non ho penso. mai rimbambito. A me io ti lascerei parlare anche altre 2 ore. Più che altro è bello trovare una persona che è così entusiasta, che ha veramente avuto voglia di scrivere un libro del genere e che vuole continuare a portare avanti un discorso ben preciso. Quindi figurati, Giovanni, ci mancherebbe altro. E, anzi, no, più che altro ce lo stai spoilerando tutto, però è quello poi. Sì. È quello sì, davvero. Grazie, Giovanni, grazie di cuore. Grazie Buona serata, bocca al lupo. mille, un Ciao. abbraccio grande, spero di vederti presto. Ciao Dai, ragazzi, ciao a tutti. ciao, 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 ci